Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marut con un nuovo appuntamento, ragazzi, con le review della nuova espansione di Hearthstone, l'Accademia di Scolomaz, anche come l'ho ribattezzata io, l'Accademia di Scolomazia. Oggi arriviamo con quello che è il Demon Hunter. C'è tantissima attesa su queste carte perché la paura di vedere carte rotte che poi saranno nerfate, visto il recente passato, è tanta. Vi ricordo, ragazzi, che i voti andranno da 0 spaccato a 10 lode, dove 0 spaccato è la carta che fa talmente schifo che non vedrà gioco manco in arena, e 10 lode è una carta meta definer di classe. Vediamo se ci sarà in questi archetipi di Demon Hunter. Vi ricordo anche le parole chiave nuove inserite, o la parola chiave nuova inserita, è una nuova meccanica che vedremo adesso subito anche in questa carta. Impulso magico, quindi keyword nuova che si attiverà una sola volta quando voi utilizzerete la prima spell e il minion con pulso magico sarà in campo. E in questo caso di Demon Hunter ci sarà una meccanica nuova che sono i frammenti d'anima. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto arma da 4-4-2, quindi c'è il body, ci piace tantissimo, super aggressiva. E anche un Battlecry mette due frammenti d'anima nel vostro mazzo. I frammenti d'anima sono due carte vere e proprie che vengono inserite nel vostro mazzo, che quando saranno pescate vi faranno curare dei 2 HP e vi faranno pescare la carta dopo. Quest'arma è fortissima. Quest'arma era fortissima anche se fosse stata solo 4 mana 4-2, perché è una carta che spinge tantissimi danni, vi permette di fare grandi trade di turno 4. Il Demon Hunter sappiamo quanto sia importante giocare tempo e sappiamo quanto sia costato il nerf all'arma da 6 mana. Quindi questa carta, secondo me, potrebbe essere giocata anche senza particolari sinergie con i frammenti d'anima. Quindi anche se voi non volete fare il mazzi con i frammenti, mettete un'arma 4-2 che all'occorrenza pescherete, tanto il Demon Hunter pesca tanto. Pescherete questi frammenti e comunque vi curerete, che per il Demon Hunter è sempre buono col fatto che tradda spesso tanto con la faccia. Carta che secondo me è fortissima. Poi andremo a vedere nello specifico, una volta che vediamo anche tutte le carte e le sinergie che ci sono con questi frammenti, quanto poi sarà poi forte questo archetipo. Però intanto io vi dico che questa carta, ragazzi, un bell'otto, non glielo toglie nessuno. Quindi 8 per questa nuova arma. Andiamo con la prossima carta, ragazzi. Questa l'ho già recensita con il cacciatore. Carta B classe, quindi nuova meccanica, ragazzi. La meccanica B classe di Hunter e Demon Hunter. Le carte B classe, ragazzi, le recensirò per la classe che sto recensendo. Quindi oggi vi parlerò solamente della versione Demon Hunter. In Demon Hunter questa carta è un pochino più decente rispetto all'Hunter, perché magari potete fare il deck con gli Illidari, potete farlo diventare veramente grosso sto minion. Il problema è che deve stare nella vostra mano. Cioè, questa è una 5 mana 1-1 che dice che finché resta nella tua mano ottiene più 1 quando un tuo servitore muore. La trovo una carta terribilmente lenta. È vero che la meccanica potrebbe andare a sposarsi con la meccanica degli Illidari, cioè si potrebbe giocare il drago leggendario, nel frattempo ammazzo una zanzara. Sì, però no, cioè nel senso che è una carta che io non giocherei mai, una carta che penso che non vedrà mai gioco. Non ricordo se al cacciatore gli ho dato 2 o 3, gli do 4 per il Demon Hunter perché è un po' più decente, ma non penso che verrà giocata. Arriviamo già a una carta importante, ragazzi, la leggendaria B classe Warlock Demon Hunter, Animologa Malicia. O Malicia, non so come si chiama, si pronuncia. Comunque 7 mana 5-5, grido di battaglia, evoca un'anima 3-3 con assalto per ogni frammento d'anima nel tuo mazzo. Ecco, questo è un buon motivo per giocare i frammenti. Quindi perché dovrei mai giocare i frammenti? Già questa è un buon motivo. La particolarità di sta carta, perché poi vedremo anche altre carte che sinergizzano con i frammenti, le altre carte spesso spaccano un frammento nel vostro mazzo per ottenere un beneficio. Lei no, lei ve li lascia integri così, lei vi dice avete 4 frammenti, io oltre a mettere una 5-5 metto 4-3-3 rush in board. Questa carta è fortissima. Il vero punto interrogativo è, saranno forti le carte che mettono i frammenti? Lo scopriremo solamente alla final review. Io comunque al momento vi dico che anche con solo 2 frammenti nel deck, questa carta è forte perché mette un body di 5 più 6, 11. Cioè, con 2 soli frammenti nel mazzo, questa carta è una 11-11 a 7 mana con 2 body da 3-3 che hanno rush.
di cosa stiamo parlando? Penso che sotto all'8 e mezzo non gli si possa dare. Costa 7, quindi sicuramente non è una carta veloce, ma se state sotto di board con questa carta, molto probabilmente recupererete tutto lo svantaggio. Carta che è forte anche in un control Demon Hunter, perché questa meccanica effettivamente, ragazzi, potrebbe anche essere da control Demon Hunter. E questo in un control Demon Hunter è tanta roba. È veramente tanta roba. Forse anche più forte che in un tempo. Questa forse è più da control Demon Hunter, midrange Demon Hunter che tempo. E io gli do un bell'otto e mezzo. Assolutamente mi piace tantissimo. Una delle carte forse che mi piace di più in generale dell'espansione. L'arco, ragazzi, l'abbiamo visto già con Hunter, lo rivediamo anche qui. 1 mana 1-4, quindi ottima integrità. Dopo che il tuo eroe ha attaccato un servitore, lo attaccano anche i tuoi servitori. L'abbiamo già recensito con il cacciatore, carta fortissima. Forse in Demon Hunter potrebbe anche essere più forte. Difficile valutare questa carta se è più forte in Demon Hunter. Il Demon Hunter ha una particolarità che grazie al suo Hero Power riesce a potenziare l'attacco, quindi magari già riesce a fare più danni con quest'arma. Quindi non è mai un attacco da 1, spesso e volentieri sarà un attacco da 2, se non da 3, se non da 4. E il fatto che comunque traderete sempre il board con i vostri pezzi è comunque positivo. Io la vedo una carta fortissima. Difficile ad oggi dire se è più forte in Hunter o in Demon Hunter. Si possono fare delle combo particolari con tipo con gli illitari, ma gli illitari già hanno rush, quindi boh, non penso. Carta ottima, quindi non mi ricordo se gli ho dato 8 e mezzo o 8, 8 e mezzo, gli confermo un 8 e mezzo pieno, un 8 pieno, 8 e mezzo. Arriviamo a una carta molto molto particolare, che è la cacciatrice di maghi, 3 mana. Minion raro 2-3 assalto, quindi assalto, quindi già interviene subito in board. Quando attacca un servitore lo silenzia. Ecco, questa ragazzi rimuove praticamente qualsiasi taunt, cioè rimuove la keyword taunt, risolve un minion con Death Rattle. E sembra una carta veramente forte. Sembra una carta veramente forte, sembra una carta da control, ma in realtà è buona anche in tempo. Carta interessantissima, carta veramente forte. Ok, il suo body non è il massimo per 3 mana, ma ci mancherebbe per l'effetto che fa. C'è una carta con assalto che fa una roba del genere. Cioè, questa vi risolve Van Cleef. Questa vi risolve Van Cleef 14-14 al turno 4. Cioè, questa carta è fortissima. Non penso. Sarà difficile inquadrare l'archetipo dove sarà più forte, ma questa la giocate sia in tempo che in contro. Anche perché penso che sia il tempo che il control siano due archetipi molto. Che possono avere. Che possono avere spazio, assolutamente entrambi. 8, 8, 8 e mezzo questa, una carta da 8, 8 e mezzo. Ragazzi, il Demon Hunter prende sempre bombe, cioè mi rimane anche scomodo dirvi 8, 8 e mezzo, 9, ma. Cioè, come si fa da queste carte a non dare. Cioè, anche da quando feci la vecchia recensione fu tutto un voto gigantesco, infatti sono state nerfate tutte le carte. E qui il power level mi sembra gigantesco. Arriva un'altra carta, B classe di Demon Hunter e Warlock, un mana 1-3 demone, quindi già body ottimo. Grido di battaglia mette due frammenti nel vostro mazzo. Ecco, premesso che questa carta per 1 mana 1-3 potreste giocarla a prescindere, perché comunque i due frammenti sono una cosa positiva, non è che voi per forza dovete scombare, cioè su due frammenti li pescate una certa, vi curate. Ottimi. Cioè, sta carta la giocherete in due pari in qualsiasi Demon Hunter. A prescindere se giocherete la meccanica frammenti. Se giocate la meccanica frammenti, questa è ancora più un must. Per me è una carta da 9. Cioè, una carta da 9 nel senso che per il suo costo di mana un drop a 1. Cioè, tanta roba. Non posso dargli meno di 9. Questa finirà in due pari in tutti i mazzi di Demon Hunter. Tutti. Qualsiasi archetipo. Andiamo avanti, ciclo dell'odio, questa è una removal fighissima ragazzi, 7 mana rara, infligge 3 danni a tutti i servitori, quindi sia vostri che nemici, ma non è per forza una cosa negativa, e adesso vi spiego il perché, perché evocherà uno spirito 3-3 per ogni servitore distrutto, questa è in control Demon Hunter, è devastante, proprio come mi sta devastando questa zanzara, non c'è differenza, e in realtà
in un tempo potrebbe sembrare antisinergica, ma potrebbero esserci degli spot in cui questa carta è forte. Perché magari vi è andata ad ammazzare delle 1-1 e le rimpiazzate con delle 3-3. Che non è male. Questa è una carta che mi piace tantissimo proprio. È un po' lenta, nel senso 7 mana ci sta, cioè 7 mana 3 danni non so tantissimi, però ragazzi abbiamo, cioè potete anche giocarla a 9 mana col demone che raddoppia i danni, cioè fate una OE da 6, distruggete tutto e avete una board di 3-3, per me questa è una play assurda, cioè in un control comunque riuscite a fare una play del genere, questa è una carta che a me fa impazzire, è una carta che qui do 9, assolutamente, contro il Demon Hunter mi sembra viabilissimo adesso, molto più di ora. Che comunque è stato giocato in alcune circostanze anche a livello competitivo. Arriviamo al Famiglia Demoniaco. Nel frattempo cerco di ammazzare questa zanzara, ragazzi, perché è veramente fastidiosa, proprio come potrebbe essere un Famiglia Demoniaco giocato di turno 1. L'ho detto anche nella recensione del cacciatore, praticamente è il Famiglia Animale a umana. E i tre pezzi che vengono evocati sono delle mini riproduzioni di Affirmish e Leo, con la particolarità che i loro nomi sono gli anagrammi degli originali. Carta fortissima, perché mettere una 1-2 a un mana che dà più un attacco a tutti gli altri servitori, una 2-2 taunt e una 2, non so se sia una 2-2 o una 2-1 charge, a un mana è tanta roba. Questa è una carta da 9 che finirà in tutti i mazzi Demon Hunter e in tutti i mazzi Hunter. Tranquillamente a mani basse, c'è poco altro da aggiungere, cioè sulle carte rotte ragazzi c'è poco da aggiungere, il problema è che le carte di Demon Hunter sembrano tutte rotte, il problema più grande di Demon Hunter alla fine quale sarà? Sarà scegliere le carte da mettere nel deck, perché avremo talmente tante carte forti, che cosa mettiamo, che cosa tagliamo? Questa sarà la parte più difficile del Demon Hunter. Guardiani Vili, anche questa spell, cioè 7 mana, ok, spell costosa, direte a prima vista, comune, evoca 3 demoni 1-2 con provocazioni, costa 1 in meno quando un tuo servitore muore. Questa carta, ragazzi, a differenza per esempio del demone, questo è interessante da capire perché qui cambierebbe tutto il voto. Questa carta, in teoria, da come è scritta, si dovrebbe scontare anche se sta nel deck, quindi non deve essere per forza nella vostra mano. In teoria, poi bisognerà capire. Allora, questa è una carta che se si sconta a prescindere. È una carta per me da 9. Se invece deve stare in mano, cambia tutto, cambia assolutamente tutto. Perché diventa molto lenta, ti costringe a acchiappare al mulligan e non lo vuoi acchiappare mai. Ecco, se questa è una carta che si sconta dalla mano, per me è un 6. Se è una carta che si sconta dal deck, è un 9. Quindi proprio quanto cambia una cosa del genere a livello di tempo play? Tantissimo. Quindi tutto sarà a capire questo. Andiamo avanti, siamo arrivati ai guardiani, istruttrice di vil demoni, 4 mana 5-4, che già è un po' abbastanza aggressivo, non male, con ripudio evoca anche 2 demoni 1-1. Questa ragazzi è una carta che vi direi che non è male, il problema è quello che vi stavo dicendo prima della scorsa carta, cioè che il demonate ha talmente tante carte forti che penso che sta carta non vedrà mai gioco. Nonostante sia obiettivamente forte, perché 4 mana giocata con ripudio è una 7-6, praticamente è tanta roba. Non penso, però il fatto che splitta 3 body, non so ragazzi, non mi sento di dargli meno di 6,5, sinceramente. Mi lascio col beneficio del dubbio che possa trovare spot. Magari in un Highlander si gioca in un Over. Arriviamo a una carta che scomba con la meccanica dei frammenti. Comune di Demon Hunter 5 mana 5-5, grido di battaglia, distrugge un vostro frammento d'anima nel vostro mazzo per fornire più 5 attacco al turno per questo turno. Questa secondo me è una carta difficilissima da valutare, innanzitutto per il motivo che vi ho detto prima, quindi cioè col fatto Demon Hunter che ha tante carte forti non so se troverà lo slot, però dare più 5, cioè giocare una 5-5 che dà più 5 attacco al vostro eroe significa fare board e traddare pezzo. Che in Hearthstone è sempre una tempo play devastante. Quindi sulla carta. Poi, attenzione, perché questa carta la potremmo giocare in un control. Quindi potremmo magari avere l'arma con lifesteal settata.
Perché giochiamo tanti frammetti, ce lo spacchiamo e dare più 5 attacco all'arma con lifesteal, quindi avere una 7 lifesteal è tanta roba, oltre che pusha danni, cioè oltre che volendo pusha danni sta carta. Però la meccanica frammetti mi sembra più una meccanica da contro se vogliamo sfruttarla. Potrebbe anche nascere un tempo demonante con i frammenti, sarebbe interessante vedere, comunque questa carta a me sembra forte. La carta a cui io do 7 e mezzo. In contro sicuramente la giochiamo ed è fortissima. Perché con l'arma con lifesteal secondo me è devastante. Da vedere se sarà giocata anche il tempo. Sono curioso. Arriviamo ragazzi a quello di cui già ho parlato. Quindi la leggendaria big classe di Demon Hunter e Hunter. Mastro Cacciatore Kryn, 3 mana 2-4. Gli altri due personaggi sono immuni quando attaccano. Questa carta è broken. Questa carta è broken. In Demon Hunter, secondo me, è ancora più broken. Se non sbaglio, gli ho dato 9, forse 9 e mezzo, non ricordo. L'Hunter, ma in Demon Hunter penso che sia addirittura più forte. Questa carta, secondo me, rasenta il 10. Questa carta rasenta il 10. Ci fa fare dei trade. Abbiamo modo di potenziare la nostra arma. Abbiamo l'arma che ci fa attaccare più volte i minion. Immaginatevi di dare immune al vostro eroe il turno in cui giocate l'arma 6, in cui potete tradare minion, praticamente tradate board senza subire danni. Carta broken, probabilmente sì, una carta da 10, non è 10 lode, non è livelli forse di Zeus. Questa è una carta che per me 10 li vale. Questa ragazzi per me è un safe craft al day 1, cioè questa potete craftarla proprio, ci metto la mano sul fuoco. Semplicemente devastante, semplicemente devastante. Sarà una di quelle carte che vogliamo tutti sbustare il day 1. La mistica spezza frammenti, quindi già il nome ci farà capire che workerà con i frammenti. 3 mana 3-2 per un minion raro. Grido di battaglia, distrugge un frammento d'anima del vostro mazzo per infliggere 3 danni a tutti gli altri servitori. Questo è un Duskbreaker a 3 mana, fortissima. Ecco perché vi dicevo che la meccanica frammenti mi fa pensare a un control. Perché questa è una carta da control. Per quanto possa essere forte pulire la board nemica di turno 3, questa mi fa prendere quasi sempre il controllo della board. Control Demon Hunter, ragazzi, secondo me sarà un mazzo con i controcazzi. Senza se, senza ma, questa è una carta da 8 per me. Questa è una carta assolutamente da 8. E andiamo alla carta successiva. La carta successiva è Planata. Questa è una carta di Demon Hunter soltanto, 4 mana rara. Questa carta ha fatto discutere molto anche con i miei amici. Mette la tua mano nel tuo mazzo e poi pesca 4 carte, quindi un 4 mana che vi fa rimettere la vostra mano nel deck e ripescate 4. Con ripudio l'avversario fa lo stesso. Su questa carta ci sarebbe tantissimo da dire perché ha veramente tante sfaccettature in determinati meta, come per esempio anche quello di adesso. Giocarla con ripudio contro un questlock avete praticamente vinto la partita. Quindi non è da sottovalutare la meccanica ripudio. Ma io la penso semplicemente come una carta che in un mazzo aggro, dove voi arrivate al turno 6-7 e magari non avete visto ancora il teschio, vi giocate sta carta dove avete una o due carte in mano, perché il tempo Demon Hunter al turno 6-7 ha una o due carte in mano, è un pesca 4. È un pesca 4 a mana 4 e vi può permettere di trovare risorse, vi può permettere di trovare la Lethal, vi può permettere di fare un sacco di cose. A me è una carta che piace, sinceramente, una carta che piace anche semplicemente per il suo pesca 4, perché in un mazzo tempo voi avrete sempre poche carte in mano, non vi interessa perdere una carta per pescarne 4, anzi assolutamente, è un trade che fate volentieri. Ma in determinati meta la sua meccanica ripudio potrebbe avere senso. Certo, è una carta di quelle fastidiose che se vi si incastra magari a sinistra e voi non la volete giocare, vi dovete liberare la mano, vi potrebbe dare problemi. Poi giocate anche Teschio, è una carta che magari potrete giocare in 1x, quindi sicuramente non penso che sia una carta da 2x. Una carta da 1x, perché no? Per me è una carta assolutamente da 7. Penso che vedrà gioco almeno in 1x. Andiamo avanti, recisione dell'anima, 2 mana, spell rara, questa è di Warlock e Demon Hunter, quindi big classe, infligge 3 danni a un servitore e mette 2 frammenti d'anima nel vostro mazzo. Questa carta è fortissima secondo me, perché è una rimozione a 2 mana da
fa 3 danni, ottima. Vi mettete subito i frammenti nel deck. E avete visto quante sinergie belle ci sono con i frammenti? Quindi potenzialmente potete fare questa di turno 2. Se l'avversario vi spawna un'altra board, potete fare la 3 mana 3-2 e fare 3 danni già a tutti gli altri nemici. Contro il Demon Hunter mi sembra veramente di una solidità pazzesca con questa meccanica frammenti. Questa è una carta da 8. Cioè, non posso dare voti inferiori all'8 a queste carte, ragazzi. Le trovo troppo forti, troppo sinergiche, troppo buone. Salto doppio, ragazzi, un mana comune, pesca una carta con ripudio dal vostro mazzo, è casuale, quindi non ve la fa scegliere. Ecco, questa forse probabilmente è la prima carta che mi fa schifo del Demon Hunter, è la prima carta che non mi sembra forte. Non che faccia schifo andarsi a pescare una carta con ripudio perché l'attivate subito, ma perché io dovrei giocare una carta che mi prende una carta con ripudio? A meno che non ci volete fare qualche combo particolare. Non mi fa impazzire, ragazzi. Questa per me è una carta da 3. Questa è una carta 3, quindi la prima insufficienza di Demon Hunter è arrivata, per fortuna, perché altrimenti ci saremmo preoccupati. Arriviamo a quello che è un mega demone. Il Segugio del Vuoto Antico, incazzato come una faina di non si sa quale nazionalità, probabilmente una delle nazionalità più cattive al mondo. 9 mana, 10-10 demone, epico. Alla fine del tuo turno ruba un attacco e una sorta ai servitori nemici. Cioè, questa carta fa da removal a OE alla fine di ogni turno, ma addirittura assorbe la forza e la salute dei nemici. A livello di concept, questa carta è fighissima. Questa è una carta da prendere dorata subito. Poi magari non vedrà gioco perché è lenta. È vero che ci sono delle carte che vi permettono di giocare demoni dal vostro mazzo, di pescarli, di sdoppiarli. Il problema è che è lenta. È vero che c'è anche la tizia che sconta i demoni. Quindi è vero che potete giocare a 4-4. E questa settimana, allora questa settimana è tutta un'altra roba. Cioè, questa settimana e mezzo. Ragazzi, questo è difficile da dire. Potrebbe nascere un big Demon Hunter con la 4-4 che sconta i demoni, diversi effetti di sdoppio. Potrebbe essere un archetipo figo, in quell'archetipo questa carta è decisamente good. Però costa 9, ragazzi. Cioè, se non riuscite a scontarla. E però che avete il teschio, è vero che ci sono i modi, cioè Demon Hunter ha il modo per scontare sta carta. Ed è sicuramente fortissima, però è lenta, è indubbiamente lenta, perché comunque fa effetto nel tempo, cioè nel tempo diventa più forte. È sicuramente una carta figa, ragazzi, è difficile dargli un vero voto perché dal punto di vista competitivo non penso che vedrà gioco, perché mi sembra troppo lenta. Ma dal punto di vista for fun, comunque figaggine, questa carta è meravigliosa. Quindi di un 7, il giusto mezzo tra la gloria e l'infamia. Gli do 7. Gli do 7 e arriviamo a una leggendaria, molto discussa del Demon Hunter, che è la studentessa modello Stellina. 4 mana, 4-3. Quindi il body non è niente di eccezionale. Questa carta, ragazzi, ha una particolarità, che ha un ripudio. Cioè, questa carta non è che ha altre tipologie di effetti. Questa carta, se non la giocate con ripudio, è una 4 mana 4-3. Con ripudio fa un effetto indubbiamente devastante. Perché? Perché guarda 3 carte nella mano dell'avversario, ne mette una nel suo mazzo. Cioè, significa che se voi state giocando un tempo di Monarca, il vostro avversario ha la OE che vi spaccherà in due la partita, con questa carta gliela rimettete nel deck, e salvo script che gliela fa ripescare subito, e lì impazzirei. Avete fatto la winning play. Il problema è proprio questa meccanica ripudio. Cioè, quello che non fa. Se non avesse avuto ripudio, sta carta era da 10. E siamo tutti d'accordo. Ripudio la riporta un po' sulla terra. Perché quelle partite in cui avrete magari il teschio che vi incastra il ripudio, non riuscite a togliervela dal ripudio, e potrebbe essere una rottura di scatole. Potrebbe essere non dico un palo in mano, però. Oddio, potete sempre giocarla a tempo 4 mana 4-3, però è troppo forte la sua abilità per non sfruttarla con ripudio. Per questo motivo io non mi sento assolutamente di dargli 10. La leggendaria 2-4 che dà immunità
ai vostri, tutti i vostri personaggi, la trovo attualmente superiore, anche questa, di gran lunga. Quindi questa per me è una carta da 8 e mezzo. Questa è una carta da 8 e mezzo. Arriviamo all'ultima carta del Demonatta, il Demonatta che ha preso parecchie carte, che è Vilosofia. Copia il demone nella tua mano, a mana 1, epica. Copia il demone nella tua mano con il costo più basso. Ripudio, fornisce entrambi più 1 più 1. Interessante, interessante questa carta, che è una carta biclasse di Warlock e Demonhunter. Quali sono gli spot? Quali sono gli spot? Difficile da capire. Perché sembra una meccanica value, cioè è una meccanica value che vi... È una meccanica value che vi permette di sdoppiare il demone, vi permette anche di buffarli entrambi se avete la, se l'avete giocata con ripudio. Bisognerà capire poi quali saranno i suoi target principali. Ragazzi, questa è una carta veramente difficile ad oggi. Mi ricorda un pochino la vecchia carta dell'ultima espansione, quella che è uscita del Warlock, che vi riempiva la mano di demoni casuali e li buffava. Mi ricorda molto quella carta. Io la butto lì, non penso che vedrà gioco sta carta. Però è una carta che mi spaventa, cioè è la classica carta che può dare adito a delle combo particolarissime. Ad oggi non penso che verrebbe giocata. Vedremo più là se magari mi sbaglio. Questa è una carta a cui io, ragazzi, penso di dare un'insufficienza, perché non penso che vedrà gioco, quindi gli do un 5,5. Un'insufficienza non grave. Magari mi sbaglierò, lo scopriremo, come diceva Battisti, solo vivendo. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi delle carte di Demon Hunter. E io, come voto finale a Demon Hunter, ragazzi, do 9,5. Cioè, comunque le carte mi sembrano sbroccate a merda. Forse ci saranno dei nerf. Boh, la 2-4 che rende immune tutti i vostri personaggi mi sembra qualcosa di veramente immensa. Però è una leggendaria, quindi il fatto che la giocate in 1x, magari non la vedete sempre, non dà consistenza. Staremo a vedere. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, quindi, i vostri voti delle carte. E spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione, un commento allo zio sul canale. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità, ragazzi, perché usciranno uno dietro l'altro appena avrò finito di registrarle tutte le review delle nuove carte, ragazzi. Quindi ci becchiamo con i prossimi video dello zio.